Alcune storie sono troppo tristi per essere raccontate con le sole parole, per cui vi racconteremo la drammatica esperienza del piccolo Nolan Scully facendoci accompagnare dalle sue fotografie. Questo eroe bambino ha affrontato delle difficoltà che nessuno, e soprattutto una persona così giovane, dovrebbe mai ritrovarsi a combattere. L'ultima conversazione tra il piccolo e sua madre ha commosso il mondo, e siamo certi che strapperà una lacrima anche a voi. Se la sua storia vi colpirà, ricordate di iscrivervi al canale per ricevere nuovi assaggi di vita ogni volta che caricheremo un nuovo video. Rolling Nolan. Nolan Scully era un bambino che ha perso la battaglia contro il cancro in giovane età. La sua storia è triste e dolorosa, ma dimostra anche che a volte sappiamo essere più forti di quanto pensiamo. Nolan lo è stato sicuramente. La sua storia comincia come quella di molti altri ragazzi. Nolan è nato da due genitori amorevoli, Ruth e Jonathan Scully, e fin da piccolo ha avuto una passione sfegatata per i poliziotti e i vigili del fuoco. Era un bambino dolce, dalla risata facile, che sapeva conquistare il cuore di tutte le persone che incontrava. Purtroppo però, quando Nolan aveva solo 3 anni, il destino ha deciso di strapparlo via dalle braccia di sua madre. Nell'ottobre del 2015 il piccolo ha iniziato a mostrare i primi sintomi di quello che sembrava un banale raffreddore. Nel giro di poco tempo Nolan ha cominciato ad avere seri problemi di respirazione. Quando sua madre lo ha portato dal medico, il dottore gli ha descritto una semplice sinusite e gli ha prescritto degli antibiotici e uno spray nasale da usare al bisogno. Le medicine però non hanno risolto la situazione e Ruth ha deciso di portarlo da uno specialista, che ha scoperto che le tonsille e le adenoidi di Nolan erano talmente gonfie da dover essere asportate con un intervento chirurgico. Pochi giorni dopo l'operazione però, i medici hanno rivelato una diagnosi terribile. Nolan aveva un rabdomiosarcoma, una forma tumorale rara ma aggressiva che colpisce i tessuti molli del corpo. Quella scoperta aveva lo stesso valore di una condanna a morte, perché quel tipo di cancro è solitamente incurabile. La mamma e il papà di Nolan erano furiosi. Nessun genitore vorrebbe mai sentirsi dire che al proprio bambino resta poco tempo da vivere. Riuscite a immaginare la reazione del piccolo Nolan quando i suoi genitori hanno dovuto comunicargli che soffriva di una malattia incurabile? Deve essere stato straziante, e come previsto, la vita della famiglia Scully è stata completamente sconvolta. All'epoca Ruth era incinta del suo secondo figlio, e non sapeva come avrebbe fatto a portare a termine la gravidanza con una notizia del genere che le pesava sulle spalle. Nolan è stato subito sottoposto a diversi esami, dalla TAC alle analisi del sangue, e i medici hanno riscontrato che il suo tumore era ancora abbastanza isolato dal resto degli organi. Sebbene fosse inoperabile, avrebbero potuto provare a ridurlo con la chemioterapia. Nolan ha iniziato quindi a combattere una dura battaglia per la sua vita, destreggiandosi tra test, iniezioni, radiografie, trasfusioni e ben 43 settimane di radiazioni. Il piccolo è stato ricoverato al Georgetown Hospital, nel reparto oncologico riservato ai bambini in cui avrebbe vissuto per almeno un anno. L'intera squadra di medici e infermieri ha fatto il possibile per aiutare Nolan ad adattarsi alla sua nuova vita, nonostante le possibilità di guarigione del ragazzo fossero davvero esigue. Durante i mesi di cure, Ruth ha creato una pagina Facebook dedicata al suo bambino per sentirsi più vicina al suo piccolo combattente. La pagina si chiama Nolan Strong ed esiste ancora, nonostante la terribile sorte che ha colpito suo figlio. La chemioterapia ha avuto un effetto devastante sul corpicino di Nolan, che ha perso i capelli. Era sempre stanco e soffriva di forti nausee. La piccola tigre, però, ha mantenuto la testa alta e ha combattuto con le unghie e con i denti, diventando una vera fonte di ispirazione per tutte le persone che lo circondavano. La sua volontà di sopravvivere ha dato forza ai suoi genitori, ai medici che cercavano di curarlo e alle migliaia di persone che si sono iscritte alla sua pagina Facebook, che hanno contribuito anche economicamente alle cure costose a cui il piccolo si è dovuto sottoporre. La comunità in cui Nolan era nato e cresciuto ha donato giocattoli, organizzato eventi di beneficenza e sostenuto la famiglia in un momento terribilmente difficile, mostrando un supporto senza pari. Nolan non ha mai smesso di sognare di poter diventare grande ed entrare in polizia per indossare la divisa. Poteva ancora camminare agilmente e visitare posti nuovi, come i parchi divertimenti a tema Jurassic Park, il porto, la città addobbata con le luci di Natale. Un giorno molto speciale, poi, il suo desiderio più grande si è avverato. Mentre era in ospedale, il capo della polizia della stazione locale gli ha fatto visita e lo ha nominato agente speciale Rolling Nolan.
Anche i pompieri gli hanno offerto un tenero tributo proclamandolo membro speciale dei Vigili del Fuoco. Nolan era entusiasta di tutte quelle attenzioni e ha accettato con orgoglio e gratitudine lo speciale walkie-talkie che gli aveva regalato il capo della polizia per mantenersi sempre in contatto con la nuova recluta. Purtroppo le cure non stavano facendo effetto e Nolan ha dovuto continuare a sottoporsi a innumerevoli cicli di chemio e radioterapia. I suoi dottori hanno deciso di provare il tutto per tutto con un intervento chirurgico per rimuovere il tumore. Ma il cancro si era ormai diffuso ai polmoni del piccolo e qualsiasi tentativo sarebbe stato vano. Il 7 settembre 2016 Nolan ha festeggiato il suo quarto compleanno con tutta la famiglia. Non sapeva che sarebbe stato l'ultimo. Il tumore aveva iniziato a diffondersi in maniera molto rapida nel resto del suo organismo e i medici non potevano far altro che aiutarlo a superare gli ultimi mesi di vita nel modo meno doloroso possibile. Ruth ha continuato a condividere le sorti del figlio e i suoi sentimenti sulla pagina Facebook, dove ha raccontato anche gli ultimi giorni di vita del bambino. Nolan ha sorpreso tutti con la sua forza d'animo e il mondo intero non ha potuto fare a meno di commuoversi di fronte alle ultime parole che ha scambiato con sua madre. Mentre erano in ospedale, Ruth si è infilata nel suo lettino accanto a lui e gli ha chiesto se fosse stanco di soffrire. Il bambino ha ammesso che persino respirare era diventato un atto troppo doloroso e la mamma, con le lacrime agli occhi, gli ha risposto che se avesse voluto avrebbe potuto arrendersi e smettere di combattere. Nolan, il suo piccolo eroe, ha ribattuto che si stava sforzando per lei, per non vederla triste. Col cuore in gola, Ruth ha pronunciato le parole più difficili del mondo. Il compito di una mamma è tenere al sicuro il suo piccolo. Qui non sono più in grado di farlo. L'unico posto in cui posso continuare a proteggerti è il cielo. Nolan non si è lasciato perdere d'animo. Quindi andrò in paradiso e giocherò con gli angeli finché non verrai a prendermi? Ha chiesto il bambino. Ruth non ha saputo trattenere le lacrime. Certo, gli ha risposto. Non ti libererai facilmente della tua mamma. Il giorno dopo la famiglia Scully ha trascorso tutta la giornata in ospedale, guardando insieme dei video su YouTube, giocando e discutendo dell'imminente sepoltura di Nolan. Il piccolo voleva essere ricordato come un poliziotto e sperava che qualche ufficiale fosse presente al suo funerale. Ruth non ha lasciato il suo fianco neanche per un secondo. Quella sera, travolta dalla stanchezza, ha chiesto a Nolan di aspettarla sveglio mentre andava a fare una doccia veloce. Suo figlio ha annuito. Ma non appena la mamma ha chiuso la porta del bagno dell'ospedale, si è lasciato sprofondare in un sonno irrequieto. Quando Ruth è tornata nella sua stanza, il medico le ha riferito la terribile notizia. Il polmone destro di Nolan era collassato causando un rapido calo dei livelli di ossigeno e il bambino respirava con estrema fatica, rantolando in cerca d'aria. La donna si è stesa subito nel letto con suo figlio e l'ha abbracciato stretto per dargli forza negli ultimi momenti della sua vita. In quell'istante si è verificato un miracolo. Nolan si è svegliato per qualche breve secondo, ha guardato sua madre con un sorriso in volto e ha sussurrato «Ti voglio bene, mamma». Ruth ha intonato una canzoncina per il suo piccolo e Nolan, stretto tra le sue braccia accoglienti, si è spento lentamente. Nolan è stato un eroe dall'inizio fino alla fine. Non si è mai lasciato abbattere e ha combattuto per la sua famiglia, usando il suo ultimo respiro per dire a sua madre che l'amava. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori dei suoi familiari. I giorni successivi sono stati dedicati all'organizzazione del suo funerale, a cui ha partecipato tutta la sua comunità. Amici, parenti e semplici conoscenti hanno aspettato per ore il loro turno per spendere due parole di conforto nei confronti della famiglia Scully. La messa si è svolta in una stanza tappezzata di fotografie che ritraevano Nolan sempre sorridente, mai rassegnato di fronte a una fine tanto implacabile. La sua bara è stata trasportata per le vie della città su un camion dei pompieri, che ha partecipato al suo funerale insieme alla squadra della centrale di polizia locale. Nolan ha ricevuto il tradizionale saluto d'addio ai vigili del fuoco, riservato ai pompieri che perdono la vita in servizio. Il bambino aveva espresso un ultimo desiderio prima di morire. Voleva che al suo funerale i partecipanti indossassero dei vestiti rossi e che suonassero della musica allegra. Era un ragazzo pieno di gioia e non si è lasciato abbattere nemmeno di fronte alla morte. La storia del piccolo Nolan ha toccato profondamente tutte le persone che lo hanno conosciuto da vicino, o anche solo attraverso la pagina Facebook. Scriveteci nei commenti cosa vi ha colpito di più di questo bambino che ha affrontato a testa alta un'impresa eroica senza mai perdere la speranza.
Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre tenere storie interessanti.